Escursioni autunnali in un ambiente unico, il relax del rifugio e la sua cucina, l'accoglienza rurale e il gusto dell'avventura. Benvenuti in Valle di Fassa. Dolomiti, le montagne più belle del mondo, Dolomiti, patrimonio dell'umanità, Valle di Fassa guarda all'autunno. Elisa Salvi della PT, quindi una stagione che si allunga. Sì, certo, un naturale proseguimento dell'estate, perché le Dolomiti sono veramente molto belle da frequentare nel periodo autunnale e noi insomma è già qualche anno che cerchiamo di promuoverle perché crediamo tantissimo in questa stagione ricca di sorprese, di colori e di sapori. In particolare, per invitare la visitazione del territorio abbiamo due proposte. Una si chiama Rifugi del Gusto e quindi invita le persone a salire in quota qui al Gardeccia, per esempio, però abbiamo 12 rifugi in tutto il nostro territorio che aderiscono all'iniziativa con dei menù studiati appositamente a un prezzo veramente vantaggioso, quindi insomma accessibile a tutti. Quindi questa è la proposta in quota e poi invece abbiamo la proposta sul fondo valle che si chiama Agritour e riunisce 6 agritour del nostro territorio dove le persone possono sia a fare una frequentazione libera, quindi andare nelle strutture, visitarle, vedere che cosa c'è e che cosa si può mangiare di buono, sia durante i weekend partecipare ai day tour in bici oppure a piedi. Noi vediamo le Dolomiti alle nostre spalle, davanti a noi altre montagne e i paesi, quindi andiamo a scoprire queste proposte che uniscono le montagne alla valle. In Valle di Fassa sono percorribili anche in autunno oltre 2200 km di sentieri per dei trekking che attraversano queste montagne famose per la loro luccicanza al mattino e alla sera. Percorsi segnalati e proposti dalle guide alpine sono Viel del Pan, con partenza da Passo Pordoi e arrivo alla Fedaia, Val d'Huron, con partenza e ritorno da Campitello, Valle San Nicolò, con partenza e ritorno da Pozza. Qui nella piazza di Saint-Jean, vicino a Pera di Fassa, si ricorda un grande amico di questa montagna, che è Tita Piaz, il diavolo delle Dolomiti. Qui vediamo il suo monumento in legno e sono con Christian Dalla Pozza, che è una guida alpina, rappresenta il mondo alpinistico fassano. Diciamo che questo è un periodo ideale per dei trekking, per delle escursioni piccole o grandi. L'alpinismo è sempre aperto, anche in autunno. Assolutamente sì, adesso inizia il periodo che noi, diciamo, che andiamo in montagna amiamo di più, perché le giornate diventano più sicure, un po' più stabili. È vero che si accorciano un attimino, diventano più corte, però la montagna in questo periodo è molto molto bella da vivere. Naturalmente bisogna anche però rispettare, diciamo, alcune avvertenze, prevenire, ragionare sul fatto che l'autunno le giornate insomma sono anche più corte, ci si avvicina al freddo. Infatti noi consigliamo di, naturalmente, quando intraprendiamo una qualsiasi escursione in montagna, che sia arrampicata o che sia trekking, consigliamo di valutare bene il meteo, vedere bene le temperature, perché naturalmente quando ci avviciniamo all'inverno in quota può esserci già del ghiaccio, della neve sui sentieri che rimane quando magari qui in valle piove, in alto può già nevicare. Tita Piaz è stato un grande alpinista, ma potremmo dire un grande uomo, anche con una sensibilità, se vogliamo, politica per la difesa della montagna, dell'autonomia. Cosa rappresenta oggi per voi alpinisti fassani questa figura? Ma rappresenta un personaggio da imitare, da cercare di seguire le sue orme. A Soraga incontriamo Alessandro e Aurora, una giovane coppia di contadini che ha dato vita ad un agriturismo, a un vero agriturismo. Parliamo di genuina ospitalità rurale nelle Alpi e naturalmente nelle Dolomiti e nella Valle di Fassa in particolare. Alessandro, qual è il segreto del vero agriturismo? Ma secondo me il vero segreto è l'essere autentici, l'essere
non essere artefatti, non essere, cioè, tutto ciò che veramente è quella ruralità che sarebbe bello trasmettere ai nostri ospiti, ma è trasmettere anche ai nostri prodotti, cioè tutto il vero, proprio essere noi stessi proprio. La vostra autenticità passa ad esempio attraverso l'allevamento di poche vacche da latte di razze autoctone, vediamo la rendena, la grigia, le capre mochene che stiamo vedendo, quindi anche, come dire, piccolo e bello. Sì, proprio così. Noi siamo un Arkehof, che deriva dal tedesco un maso dell'arca, cioè abbiamo fatto la scelta di avere tutte le razze in via di estinzione, ma questo non per bello o per tante altre cose, ma proprio perché sono le razze che si adattano bene al nostro territorio e sono le razze che chiedono poco ma anche riescono a dare tanto, proprio perché si adattano bene a quello, siamo alla fine a 1300 metri d'altezza, quindi non è proprio, non siamo bassi. E questo cosa ci ha fatto? Ha fatto sì che i prodotti nostri che abbiamo sono anche diversi rispetto a quello che hanno tutti gli altri, cioè poco ma buono, come dicevi proprio te. Significa anche seguire tutta la filiera, cioè la produzione del formaggio di qualità, la vostra cucina e l'ospitalità, anche in un ambiente che richiama la montagna, vediamo il legno, l'architettura tradizionale. Sì, questo dobbiamo essere molto sinceri che è stata una scelta del Luigi proprio di sfruttare il più possibile l'architettura ma anche proprio il legno locale e non solo, proprio riuscire in una serata nella nostra osteria a percepire tutto ciò che di Trentino, di Vero, di Val di Fassa c'è e che noi possiamo e che noi cerchiamo almeno di trasmettere a tutto quello che abbiamo intorno, ai nostri ospiti che ci vengono a trovare. L'agriturismo di qualità guarda anche all'autunno e andiamo verso AgriTour, dove Tour sta per giro. Aurora è l'anima femminile, ecco, di questa storia, di questa realtà, di questo luogo. Cosa significa AgriTour? AgriTour è un giro che si fa nei vari AgriTour, appunto, della Val di Fassa, e ogni agriturismo proporrà un'attività. Noi ad esempio proponiamo quella di fare i biscotti insieme a noi con il miele. Stiamo vedendo con la figlia Caterina. Esattamente, sì, con la figlia Caterina. E appunto l'iniziativa si svolgerà dal 22 settembre fino al 7 ottobre di quest'anno. Quindi sei strutture coinvolte nello spirito di una ruralità, ecco, che vive anche nell'autunno, quindi una stagione che continua e continua anche grazie a questa dimensione che è la vostra identità, cioè anche quella della famiglia ladina. Vediamo il nonno Luigi, la nonna Flavia, in questo caso nell'orto, perché anche l'orto è l'anima, no, dell'accoglienza. L'orto è proprio l'anima, perché appunto è intervallato da piante ma anche da fiori, e i fiori servono un po' per le api in questo periodo in cui non trova niente, però danno anche molto colore e probabilmente sono proprio l'espressione di quello che la famiglia è, ecco, proprio molto colorata, vivace. Vediamo Luigi al lavoro nell'apiario, le api hanno sempre accompagnato l'agricoltura ma anche la vita in campagna, anche sotto le Dolomiti. Sono importanti per la salute, no, le api, e in questo periodo quali sono i prodotti che potrebbero ispirare l'apiario? E in questo periodo siamo un po' scarsi di prodotti, a dire la verità. Appunto abbiamo alcuni fiori che possono essere presenti per le api, però andiamo verso l'autunno e quindi dopo il rododendro, diciamo, dopo che si trova poco. Sì, dopo quest'anno è stato un po' un anno particolarmente scarso, ecco, di produzione, però forse l'ideale è proprio quello di utilizzare, di vedere il miele, ad esempio, uno come prodotto, di vederlo proprio da utilizzare all'interno di tutto l'anno, che così da potersi... Nella vostra cucina è sempre presente.
Sì, è uno dei prodotti in cui utilizziamo nei dolci, utilizziamo ad esempio sui taglieri, lo mettiamo sempre e poi facciamo dei primi con il miele e è presente in quasi tutti, ecco, le nostre proposte. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Kia Sportage, Simplice SUV. Scopri tutti i vantaggi della gamma Sportage in concessionaria. Gruppo Alpin, concessionaria ufficiale Kia, a Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Sono tante le possibilità autunnali qui in Valle di Fassa anche per la mountain bike e ne parliamo con un esperto che è Willy Basilico. Sono tanti questi itinerari con un clima favorevole e un paesaggio, diciamo, tutto da scoprire. Sì, esatto, come dicevi, in autunno il clima è favorevole perché le giornate sì sono un po' più corte, però è fresco, gli itinerari sono tantissimi, abbiamo degli itinerari diciamo storici tipo Val d'Urone, Val San Nicolò, ma anche altri itinerari come quello degli agritour in Centrovalle, si possono percorrere tutti i giorni. In alcuni di questi itinerari ci sono anche delle charging station, quindi delle stazioni di ricarica per le bici elettriche. Anche in questa direzione ci stiamo muovendo per sviluppare un turismo sostenibile e quindi l'autunno è, secondo me, uno dei periodi più belli per girare in bici. La pedalata assistita verso alcuni rifugi. Sì, esatto, ci sono alcuni rifugi che hanno proprio questa charging station. Uno è in Val d'Urone, al rifugio Micheluzzi, un itinerario bellissimo da scoprire in autunno proprio perché ci sono dei colori fantastici, dal verde andiamo verso l'ocra, il rosso, insomma, lo consigliamo a tutti.
A tutti gli effetti l'MTB rappresenta un mezzo anche alternativo, un altro modo per scoprire il territorio, però diventa anche sport e quindi qui andiamo verso un appuntamento davvero mondiale. Sì, esatto, come dicevi, mobilità alternativa ma anche agonismo, e nell'estate 2019, il 29 giugno, la Val di Fassa ospiterà per la prima volta in Trentino l'Enduro World Series, che è la Coppa del Mondo della disciplina Enduro, nuova disciplina che sta prendendo tantissimo. Da 5 anni abbiamo iniziato questo progetto con l'italiano, l'europeo di quest'anno, e l'anno prossimo vedremo di portare a casa questo mondiale. Saliamo in località Gardeccia, presso l'omonimo rifugio, per ricordarvi che proprio in questo periodo, o meglio a partire dal 22 di settembre fino al 7 di ottobre, si terrà Rifugi del Gusto. Gli impianti sono aperti, la maggior parte, e quello che conta è che ci sono 12 rifugi che presentano la loro cucina, o meglio la loro personalità. Sono con Marco De Silvestro, da 4 generazioni la vostra famiglia gestisce questo rifugio. Cosa vi aspettate da una manifestazione come questa? Ma l'aspettativa è quella di poter allungare un po' la stagione in un periodo che si fa un po' fatica, cercando di mantenere la montagna aperta, i rifugi aperti, e che la gente possa godere di questi panorami che sono unici. Infatti, Marco, potremmo proprio dirlo, bisogna approfittarne, no, di queste giornate, che sarebbe veramente un peccato saltare. Quindi una manifestazione che crea montagna, crea qualità nella gastronomia, e la vostra è una dimensione che continua ad essere quella di allora, la famiglia. Sì, noi per fortuna riusciamo a tirare avanti questo rifugio, questa azienda che dal 1902 il bisnonno ha iniziato a costruire. Noi andiamo avanti, speriamo di continuare, e speriamo che qualcuno venga anche dopo di noi. Parlavamo della personalità che ogni rifugio vuole avere con Rifugi del Gusto. Mario De Silvestro è l'uomo della cucina, cosa propone in occasione di questa manifestazione? Allora, quest'anno proponiamo i cannedoli di spinaci col burro fuso e salvia. Ho voluto mettere i cannedoli di spinaci per dare qualcosa di diverso al cannedolo tradizionale con lo speck, e dare qualcosa anche ai vegetariani, che sono sempre lì, sono sempre di più. I cannedoli sono fatti come il pane raffermo, un soffritto di cipolla, degli spinaci lessati, e amalgamato tutto con uova e farina. Come accompagnato con un dolce? Lo strudel che facciamo da generazioni con la ricetta della nonna. C'è anche un'altra proposta riguardo il secondo piatto. Esatto, secondo piatto non poteva mancare che la polenta col formaggio fuso e dei funghi, abbinato a una torta di carote. Il rifugio è un luogo identitario, dove il Trentino, la Valle di Fassa, la Ladinia si riconosce. Quindi la cucina è anch'essa un aspetto di questa identità? Certamente. Cerchiamo di portare avanti, almeno noi portiamo avanti, una cucina tipica di montagna. E la tradizione, il legame con la terra, anche la cultura contadina sono una grande risorsa quindi per la vostra cucina. Certo, cerchiamo di usare sempre tutti i prodotti locali, dai formaggi allo speck, dei prodotti in valle se possibile. Noi cerchiamo sempre di proporre qualcosa di diverso, però tenendo sempre la base di quello che c'è in zona. I formaggi e abbinando a delle salse o qualcosa di tipico.
vacanza attiva in Valle di Fassa in autunno si sposa egregiamente anche con la cura termale. Siamo a Pozza, presso le Terme Dolomia, con Laura Zulian, che ci accompagna anche nel mistero, ecco, di questa cura e delle proprietà di quest'acqua. Da dove nasce quest'acqua? L'acqua nasce qui dalle Dolomiti, è un'acqua solfato, calcica, magnesica, fluorata e solfurea, un'acqua che nasce a 9 gradi e mezzo circa e è altamente antinfiammatoria. Va benissimo, ho fatto in autunno le cure per prevenire tutti i malanni dell'inverno, dalla bronchite, all'otite, alla sinusite, per poi passare a tutti quei doloretti che abbiamo, cervicale, lombosacrali, con la fangoterapia. Quindi diciamo si attraversa quasi tutto il corpo. Esatto, poi per concludere possiamo fare un tuffo, anzi no, una camminata in acqua termale, nella piscina termale riabilitativa, dove dopo appunto la fangoterapia entrano i getti dell'acqua termale per aiutare alla riabilitazione motoria. E inoltre facciamo fisioterapia, cura idropinica, la bevuta dell'acqua per disintossicare il fegato, l'intestino, stimolare la diuresi bevendo l'acqua termale. Non possiamo berne più di 2 bicchieri al giorno in quanto è altamente ricca di sali minerali. Pozza ha una lunga e grande tradizione termale, qui abbiamo le QC Terme Dolomiti, adatte diciamo al relax, al benessere, a tutto ciò che è il wellness. Qui siamo in un ambiente curativo, diciamo che tutto questo crea anche un piccolo ma importante distretto della salute rivolto al turismo. Sicuramente abbiamo, per chi vuole fare una giornata di benessere, si rivolgono a QC Terme Dolomiti, per chi invece vuole prendersi cura del proprio corpo con una cura termale vengono a Terme Dolomia, passando appunto dall'aerosol terapia, cura idropinica, fangoterapia e balneoterapia con la nostra acqua Alloc. Salutiamo la Valle di Fassa, ma continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e sui nostri social. Come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!